Grande fratello VIP, Vilma a rischio provvedimento. Uno spoiler sui mondiali di calcio. Anche se è rientrata nella casa del grande fratello VIP da pochi giorni, Vilma si è già resa protagonista di un episodio discusso. Come raccontano i siti di gossip il 26 novembre, nelle scorse ore la cantante ha svelato ai compagni d'avventura il risultato della prima partita dell'Argentina ai mondiali di calcio. Visto che il regolamento vieta a chi si assenta per un periodo dalle mura di Cinecittà di riportare informazioni su quanto avviene all'esterno, è possibile che ora Goic venga punita con una nomination d'ufficio. Chi segue con affetto il grande fratello VIP, certamente ricorderà il provvedimento disciplinare che venne preso nei confronti di Andrea Seletta un paio d'anni fa, quando riportò ai coinquilini informazioni sull'esterno, rientrato da qualche giorno di isolamento in una stanza d'albergo. Il tronista di Uomini e Donne informò i compagni d'avventura del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus, della positività al Covid di Cristiano Ronaldo, del prolungamento delle reality e dell'arrivo di nuovi concorrenti, due donne e un uomo. Tutte queste notizie che tra le mura di Cinecittà non sarebbero mai dovute arrivare, costarono al concorrente una nomination d'ufficio, che però superò senza troppi problemi. La stessa cosa, dunque, ora potrebbe accadere a Vilma, che nelle ultime ore ha spoilerato un risultato sportivo al gruppo. Alcuni attenti spettatori della diretta del grande fratello VIP hanno intercettato lo spoiler che Vilma ha fatto ai compagni sui mondiali di calcio attualmente in corso in Qatar. L'Argentina ha perso contro l'Arabia Saudita, ha detto la cantante agli altri inquilini. Il regolamento delle reality show, però, vieta a chi esce per qualche giorno per qualsiasi motivo, che sia di salute o familiare, di riportare informazioni sull'esterno. Anche perché tutto il gruppo dovrebbe vivere isolato senza sapere cosa accade fuori dalle mura di Cinecittà. Goic, invece, ha aggiornato gli altri concorrenti su uno dei risultati più inaspettati della competizione calcistica che ha seguito mentre era in isolamento in hotel a causa del Covid. Vilma, infatti, si è negativizzata solo pochi giorni fa e, assieme a Patrizia Attilio, Charlie e Luca Onestini, è rientrata nella casa. Visto che in passato Andrea Seletta è stato punito con una nomination d'ufficio per gli spoiler fatti sull'esterno, è probabile che anche la cantante subisca un provvedimento disciplinare simile nel corso della prossima diretta. In queste ore, però, del grande fratello VIP si sta parlando anche per il ritorno del doppio appuntamento settimanale. Come hanno anticipato i siti in questi giorni, il reality show si sta preparando ad esordire nell'inedito prime time del sabato sera tra qualche settimana, il 10 e il 17 dicembre. Infatti, andranno in onda due puntate speciali del format condotto da Alfonso Signorini. Questi appuntamenti eccezionali si sfideranno nei palinsesti TV con Ballando con le Stelle e con una partita dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Una concorrenza ostica che metterà a dura prova gli ascolti della trasmissione di Canale 5. La puntata del giovedì sera, sospesa sempre a causa della competizione in corso in Qatar, invece, riprenderà attorno a metà gennaio e tornerà ad affiancare quella classica del lunedì.